Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca tornando sull'omicidio al ferro di cavallo a Pescara. Marco Cervoni è stato ucciso con una stampella. Questo è il risultato dell'autopsia. Convalidato l'arresto di Guerino Spinelli, detenuto a San Donato, mentre la coppia che ospitava la vittima testimonia contro l'indiziato, il servizio di Giuseppe Dintino. Marco Cervoni è morto a causa dei numerosi colpi alla testa ricevuti, anche con un oggetto contundente. E quanto emerge dall'autopsia effettuata sul corpo del 35enne ucciso a Rancitelli, che ha evidenziato l'emorragia cerebrale. Il colpo fatale sarebbe stato assestato con una stampella, considerata l'arma del delitto. Intanto è stato convalidato l'arresto per Guerino Spinelli, il 29enne pescarese accusato dell'omicidio, benché abbia dichiarato di aver solamente tentato di soccorrere la vittima. La coppia che ospitava Cervoni nella casa dove è stato ucciso si dissocia dall'accaduto e inchioda Spinelli. Perché non mi hai telefonato? Avrebbe chiesto il 29enne all'uomo di penne, entrando in casa come una furia, per poi aggredirlo e inseguirlo sul pianerottolo. Gli inquirenti fanno trapelare che probabilmente Cervoni fungeva da spacciatore per conto di Spinelli e che quindi alla base dell'omicidio potrebbe esserci un regolamento riguardo i proventi della vendita delle sostanze stupefacenti. Ancora cronaca, c'è incredulità e sgomento ad Aielli, nella Marsica, per l'incidente di 2 giorni fa sulla Tiburtina Valeria, in cui ha perso la vita la 23enne Sara Sforza, la cui vettura ha subito un violento impatto con quella guidata da un 25enne di origine marocchina. Il servizio. Si è spento il sorriso di Sara. Si chiamava così la ragazza di 23 anni morta nell'impatto frontale avvenuto tra Celano ed Aielli, località Tre Ponti, lungo la Tiburtina Valeria. Un sorpasso azzardato e non consentito ha portato al tragico epilogo per questa ragazza, appena approdata alla vita adulta. Sara Sforza era originaria di Aielli e viaggiava a bordo della sua macchina, una Renault Twingo, assieme al fidanzato. A bordo dell'altra macchina, un'Alfa 159, che ha travolto letteralmente quella su cui viaggiava Sara, un cittadino di nazionalità marocchina, non ancora trentenne, risultato poi positivo all'alcol test e all'assunzione di droghe. Il marocchino, con precedenti penali alle spalle, è stato denunciato a piede libero. Mi riservo di parlare con il pubblico ministero per capire per quale motivo non sia stato disposto l'arresto immediato e obbligatorio, ritengo, per quale motivo il pubblico ministero non ha ritenuto sussistesse la aggravante e la fragranza. Sono sconcertato perché è veramente una cosa strana che questo soggetto possa ancora circolare a piede libero dopo questa condotta gravissima. Da quello che mi risulta, il soggetto aveva già dei precedenti sia per droga, sembrerebbe avesse forzato anche un posto di blocco qualche giorno addietro. Ad effettuare rilievi sul posto i carabinieri della compagnia di Avezzano. La nostra comunità è stata distrutta dalla perdita di una giovane figlia, afferma il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale. Oltre all'angoscia c'è anche tanta rabbia. Questo però è il tempo del silenzio, dice. Niente e nessuno ci darà indietro Sara. Rapina alle poste di Via di Sotto, ai Colli di Pescara. In azione all'apertura dell'ufficio, due uomini con il volto coperto e armati di pistola, che dopo aver minacciato e immobilizzato con delle fascette i dipendenti, si sono fatti consegnare i soldi per poi darsi alla fuga. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma secondo le prime stime ammonterebbe a 150.000 euro. Due persone sono state soccorse dal 118, una è stata trasportata in ospedale in condizioni non gravi per delle abrasioni ai polsi, l'altra è stata trattata sul posto per lo spavento. I due che si sarebbero espressi con accento locale subito dopo il colpo sono fuggiti dal retro dell'ufficio postale a piedi. C'è da appurare se in zona ci fosse un complice ad attenderli poi in automobile. Lanciato l'allarme sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia con squadra volante, squadra mobile e la polizia scientifica. Le indagini e le ricerche dei due malviventi sono ancora in corso.
Cambiamo argomento adesso perché si svolgerà martedì mattina all'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti l'autopsia sul corpo di Christian Terilli, il 29enne manutentore morto ieri nel reparto di lastratura della Sevel di Atessa durante le operazioni di manutenzione degli impianti. L'esame autoptico è stato affidato al dottor Domenico Angelucci di Lanciano. Intanto la direzione aziendale Sevel ha comunicato il senza lavoro per martedì 7 gennaio per il primo turno di lavoro proprio per il tragico evento avvenuto nel reparto lastratura ed il parziale sequestro dell'area interessata. Vediamo insieme il servizio. Sarà eseguita martedì 7 gennaio l'autopsia sul corpo di Christian Terilli, tragicamente scomparso durante i lavori di manutenzione agli impianti della lastratura in Sevel. L'esame autoptico è stato affidato dalla Procura di Lanciano all'anatomopatologo Domenico Angelucci. Sulla dinamica dell'incidente mortale avvenuto poco prima della pausa pranzo, il 3 gennaio, indagano i carabinieri della compagnia di Atessa. Il tenente Federico Ciancio sta ricostruendo gli ultimi istanti di vita del giovane originario del Frusinate, dipendente di Sinergia, azienda che esegue le manutenzioni nello stabilimento di Atessa per conto della Comau di FCA. Terilli stava lavorando alla manutenzione dei robot che montano le fiancate del Ducato quando improvvisamente si è sganciato il castelletto di traslazione. Sul giovane sarebbe quindi precipitato da un'altezza di circa 1,5 m un peso di diversi quintali che gli ha scacciato l'addome. Terilli è morto sul colpo, avrebbe dovuto compiere 29 anni, lascia la moglie Michela e due bambini, Martina e Mattia. Dopo il tragico fatto che segna il primo incidente mortale sul lavoro avvenuto in oltre 40 anni di attività in Sevel, i sindacati tornano a chiedere maggiore sicurezza in fabbrica. Cordoglio unanime dal mondo sindacale da parte di FCA. L'azienda, per quanto di sua competenza, riferisce il portavoce, sta collaborando attivamente con le autorità competenti che stanno compiendo gli accertamenti sulle cause dell'incidente, definito da FCA drammatico ed eccezionale. Come funziona il nostro lavoro? Il nostro lavoro è un lavoro pericoloso, lo sappiamo, perché si lavora sempre con materiali grandi, pesanti. Diversi operai e pensionati si sono fermati lungo la strada che dà sul retro dello stabilimento dei Record, dove insiste un accesso di servizio al reparto lastratura. Sconcerto e commenti sommessi, povero ragazzo. Tra questi c'è anche Mario Donofrio, manutentore e vice caposquadra in Sevel per 39 anni al reparto montaggio. C'è tanta sicurezza in Sevel, dice Donofrio, pensionato dal 1° luglio scorso, ma l'imprevisto è sempre con noi, manutentori. Si lavora con il pericolo, si lavora. Perciò le sicurezze, l'azienda adotta tanta, tanta sicurezza, adotta tanta, tanta. Però l'imprevisto, noi manutentori, l'imprevisto ce l'abbiamo sempre dietro le spalle, sta sempre con noi. Ci spostiamo all'Aquila adesso, una città litigiosa ma con un numero contenuto di reati. È questo il bilancio dell'anno 2019 tracciato dalla questura proprio del capoluogo abruzzese. Quello della violenza domestica emerge come dato più sensibile, soprattutto per il maggior numero di denunce. Il servizio di Daniela Rosone. Maggior controllo della violenza domestica e atti persecutori verso le donne, il contenimento del bullismo e dello spaccio nelle scuole, la campagna Stadi Sicuri, sono solo alcuni dei risultati del bilancio della Questura dell'Aquila per il 2019. Le sostanze stupefacenti sequestrate sono state 30 kg di marijuana, 3 kg circa di hashish, 42 grammi di cocaina, 4 etti di eroina e qualche grammo di sostanze sintetiche. Nel 2019 ci sono stati all'Aquila 829 incidenti stradali in cui sono state coinvolte 334 persone ferite, in 5 hanno perso la vita. Il 2019 ha fatto registrare un solo omicidio volontario, un solo tentato omicidio, contro i 10 del 2018, 6 gli omicidi colposi. Le violenze sessuali sono passate da 22 a 13. La città dell'Aquila si conferma comunque in media nazionale una delle città più litigiose d'Italia. Rileviamo con la giusta soddisfazione un calo generale dei delitti
durante l'anno 2019 rispetto al periodo analogo del 2018. Rileviamo che alcune voci presentano cali importanti, fra queste la voce dei furti, altre come le rapine presentano delle lievi variazioni in rialzo. Dobbiamo registrare anche che i reati che riguardano la cosiddetta violenza di genere hanno avuto una forte emersione, soprattutto negli ultimi mesi dell'anno appena trascorso, dopo l'emanazione dei provvedimenti normativi in materia di cosiddetto codice rosso. Nell'anno 2019 la squadra mobile e i due commissariati di Avezzano e Sulmona hanno evaso oltre 200 deleghe in materia disposte dalle rispettive procure della Repubblica, hanno effettuato 14 arresti e un certo numero di altri provvedimenti cautelari come per esempio l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento alla vittima. Questa emersione è il frutto non solo di un aumento del numero di denunce, perché molte persone hanno vinto, diciamo, le remore che precedentemente le avevano portate a non disvelare fatti accaduti magari nel tempo, ma è dovuto anche ad una forma di preziosissima collaborazione da parte del contesto che circondava le vittime. Noi abbiamo avuto segnalazioni pervenute da parenti, pervenute da amici, pervenute da colleghi di lavoro, e quindi con un incremento appunto dei casi dovuto a questa forma di collaborazione. A distanza di poche ore, i carabinieri della Compagnia di Pescara, guidati dal tenente Giovanni Rolando, in sinergia con la stazione carabinieri di Spoltore, hanno identificato e deferito alla procura dei minori dell'Aquila il bullo 15enne italo-albanese, residente a Pescara, autore dell'aggressione subita da due anziani nella serata del 2 gennaio, quando i coniugi, all'uscita del circolo ricreativo Lo Svago, situato a Villa Raspa di Spoltore, per futili motivi sono stati prima derisi e poi malmenati dal giovane. Le risultanze investigative prodotte dai militari a conclusione delle serrate indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del minore, confermati anche grazie alle testimonianze rese da alcuni coetanei presenti all'accaduto, i quali nelle ore successive, mossi da sensi di colpa, si sono presentati spontaneamente insieme ai propri genitori nella caserma dei carabinieri di Rancitelli, dove hanno reso spontanee dichiarazioni su quanto avvenuto quella sera. Più di 200 milioni per riparare ai danni al patrimonio pubblico a seguito delle forti nevicate che si sono abbattute sull'Abruzzo nel gennaio del 2017. I fondi saranno ripartiti tra 171 comuni, ma non risarciranno i cittadini. Arrivano i soldi per i risarcimenti dei danni causati dalle forti nevicate di due anni fa, ma solo per i comuni. I fondi infatti potranno essere utilizzati per restaurare il patrimonio pubblico, ma non saranno assegnati ai privati. A gennaio 2017 si era abbattuta su tutto l'Abruzzo un'impietosa ondata di maltempo. Furono tantissimi danni ai comuni, ai beni privati, alle attività degli esercenti. Gli agricoltori furono messi in ginocchio ed è in quel periodo che si accumulò la neve che poi, con la scossa di terremoto, scese a valle travolgendo l'hotel Rigopiano. Dopo due anni lo Stato ha assegnato alla Regione Abruzzo quasi 203 milioni, suddivisi in tre annualità, e a comunicarlo è la Protezione Civile Abruzzese. La somma sarà ripartita tra 171 comuni, i 4 geni civili regionali e 3 consorzi di bonifica. Come detto, i fondi risarciranno solamente i danni al patrimonio pubblico. Le istituzioni però assicurano che a breve verrà avviato l'iter di verifica e accertamento delle istanze private pervenute ai comuni al fine di riparare al danno alle strutture agricole. I fondi destinati ai privati però probabilmente saranno richiesti con la terza annualità e quindi non arriveranno di certo a breve. Sit-in di solidarietà questa mattina a Pescara, promosso da varie associazioni per l'attivista NoTav Nicoletta Dosio, arrestata lo scorso 30 dicembre.
per questa professoressa di greco e con altre 11 persone che sono state condannate per aver protestato perché sul proprio territorio in Val di Susa vogliono costruire un'opera altamente inutile, altamente dannosa per l'ambiente e che non fa assolutamente risparmiare nulla al trasporto reale di quella zona. In fondo questa è una storia che avviene anche qui. Com'è possibile che nei territori italiani come l'Abruzzo abbiamo il gasdotto, abbiamo una centrale di accelerazione del gas, abbiamo delle discariche che non vengono bonificate, abbiamo dei ponti che crollano, dei tunnel che non sono messi a norma e di che cosa ci interessa? Ci interessa di fare un'opera altamente inutile. Ecco, noi siamo contro le opere inutili e dannose, siamo perché la vera grande risorsa è la bonifica e la ricostruzione del territorio. Distribuiamo delle cartoline perché vogliamo inviare alle carceri di Vallette di Torino le cartoline a Nicoletta per dirgli che siamo presenti e vogliamo mandare queste cartoline con le foto delle nostre lotte, la lotta Nombrina, no hub del gas, perché non siamo noi soltanto come persone, un intero popolo che sta lottando e che come loro resiste a questo capitalismo così vorace e insensibile rispetto alle esigenze dei territori. E poi non c'è soltanto lei, ci sono già altre 4 persone e 11 persone potrebbero andare a finire dentro. Noi stiamo parlando di figure storiche di quel territorio, c'è il barbiere, ci sono tutte le persone di quei paesi. Ricordiamoci che è tutta la valle che è contro e non sono certo 4 medamine che non hanno mai lavorato nella vita loro che vogliono per forza la TAV. Non dimentichiamo che chi per esempio ha sponsorizzato la TAV, molti di quelli che hanno sponsorizzato la TAV, diciamo così, non fanno chiarezza sugli interessi dell''Ndrangheta su questi lavori. Ancora nessuna soluzione per il traffico sulla statale adriatica a seguito del sequestro del viadotto Cerrano sulla A14. L'8 gennaio si scoprirà se il tratto autostradale potrà essere riaperto. Nel frattempo però, oltre ai disagi per il traffico, è a rischio la salute dei cittadini. Io in qualità di sindaco sono molto preoccupato invece per il 7, per il ritorno del giorno feriale, perché con la riapertura delle scuole sul tratto urbano e soprattutto anche con il transito normale e regolare delle attività, diciamo, dei camion, dei mezzi pesanti per le attività commerciali, avremo sicuramente un incremento di traffico oltre, diciamo, a quello del controesodo. Disagi infiniti sulla statale adriatica tra Roseto e Città Sant'Angelo. A seguito del sequestro del viadotto Cerrano sulla A14 ad opera della Procura di Avellino. L'8 di gennaio i tecnici valuteranno le condizioni del tratto autostradale e decideranno sul da farsi. Se il viadotto non dovesse essere dissequestrato, la questione rischia di andare per le lunghe e si dovranno attendere i lavori di manutenzione. I mezzi pesanti per il momento sono stati deviati sulla statale, con enormi disagi non solo per il traffico, ma anche per la salute pubblica. Le criticità sono sia la qualità dell'aria e sicuramente, diciamo, i rumori che con il transito dei mezzi pesanti ormai diventa insostenibile per chi abita proprio nella fascia della statale, a ridosso della statale. Noi siamo preoccupati dunque per la salute pubblica. La stessa ARTA, se non valida i nostri dati, praticamente abbiamo perso tempo. Dunque siamo qui a chiedere appunto un pronto intervento, cosa che già stiamo facendo con la Regione Abruzzo, proprio per attivare tutte quelle procedure che ci garantiscano dei dati oggettivi efficaci e soprattutto dei documenti alla mano da poter portare all'attenzione, in questo caso alla Procura di Avellino. Il sindaco Di Silvi addirittura, per esercitare pressioni sugli enti pubblici di più alto grado, sta vagliando l'ipotesi di emettere un'ordinanza per chiudere la statale ai TIR. L'ordinanza era diciamo, un'idea, un'ipotesi che diciamo, è da vagliare, soprattutto per il fatto che comunque chiudendo la A14 non possiamo interrompere la dorsale adriatica, dunque la statale 16 è l'unica via di accesso per tutto il tratto adriatico e dunque sarebbe difficile l'interruzione di questo tratto per i mezzi pesanti, però siamo convinti che con i dati oggettivi che potremmo vagliare con il monitoraggio sia dell'aria che dei rumori potremmo dare insieme all'ARTA delle risposte importanti e soprattutto prevenire l'incolumità dei nostri cittadini. Torniamo a Pescara adesso perché le opposizioni di centro-sinistra contestano il bilancio di previsione approvato in aula dalla maggioranza del sindaco Masci. Frattarelli della lista Sclocco Sindaco sottolinea i tanti tagli operati su voci di spesa fondamentali. Paolo Renzetti.
Il bilancio approvato dal Comune di Pescara alcuni giorni fa continua a far discutere, ma il sindaco Masci ha parlato di un bilancio che ha visto anche una condivisione, seppur parziale, da parte delle opposizioni. Io vorrei un attimo smorzare anche i facili entusiasmi della maggioranza che parlano di un'approvazione in tempi record del bilancio comunale. Questo è stato possibile solo ed esclusivamente all'impegno che ha portato poi al risanamento dei conti dell'amministrazione comunale, ovviamente della precedente giunta, quindi un impegno passato. Noi abbiamo provato a tappare i buchi di questo bilancio, quindi quando si parla di sostegno da parte delle opposizioni il nostro impegno in questo senso è andato a tappare i buchi, ovvero sui tagli al sociale che erano stati previsti e grazie ai nostri emendamenti invece sono stati ripristinate delle risorse per il verde pubblico, per la cultura, ci sono stati tagli che per noi erano assolutamente improponibili e abbiamo dovuto per forza di cose presentare centinaia di emendamenti per ribaltare la questione. C'è qualcosa di buono secondo voi in questo bilancio? Ma nel bilancio ci sono le cose di buono sono le cose su cui noi ci siamo impegnati, ovvero più risorse per il verde pubblico, soprattutto il Colle del Telegrafo, il parco di Via Mafalda di Savoia, la caserma di Cocco. Sulla cultura c'erano veramente spiccioli, abbiamo provato a inserire, ovviamente sono state approvate, risorse per il Flaiano, per il FLA. Ricordo anche che ci sono ancora nel bilancio zero risorse per le politiche giovanili, zero risorse per i giovani pescaresi. Rimane un bilancio inquietante. La Società Nazionale di Salvamento di Pescara ha presentato la 19ª edizione della Befana che viene dal mare, che avrà come scenario il porto turistico Marina di Pescara, che concede il patrocinio alla manifestazione. Ormai certo un appuntamento da non mancare, saremo anche per il 19esimo anno consecutivo al Marina Porto Turistico di Pescara, grazie anche al patrocinio del Comune di Pescara, ma non solo la Befana nostra arriverà dal mare a bordo di un bellissimo gommone, assieme a degli animali ci saranno presenti anche i cani di salvataggio oltre ai bagnini, ci sarà anche un bellissimo gruppo di cavalli e la Befana si porterà con sé anche dei gufi che allieteranno tutta la giornata. Oltre a questo ci sarà anche tantissima musica e a tutti i bambini presenti la Befana regalerà un dono. All'interno del porto turistico Marina di Pescara alle ore 11 lunedì 6 gennaio. Ci spinge la forza dei bambini e i complimenti dei genitori proprio perché è una giornata all'insegna del divertimento, della musica, ma anche del riscoprire quello che è la nostra cultura marinaresca e quindi l'amore per il mare. Arriverà dal mare con un battello, ovviamente sarà scortata dalla capitaneria di porto, dalla finanza nautica e anche da imbarcazioni del salvataggio, quindi sarà una Befana scortatissima. Adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo dalla Serie B, ultimi giorni di vacanze per i giocatori del Pescara che da martedì riprenderanno gli allenamenti al Poggio degli Ulivi e saranno in ritiro all'Ecco Hotel fino al 12 gennaio. Sul fronte mercato intanto uno degli obiettivi principali sarà lo sfoltimento dell'organico. Andrea Costantini. Il nuovo centravanti è la stella polare del calciomercato del Pescara, ma questa finestra deve essere utile al management biancazzurro per operare una importante riduzione della rosa. Lavorare con 29-30 giocatori vi assicuro che è un problema, ha dichiarato il tecnico Luciano Zauri dopo Pescara-Chievo. E allora sono pronti a lasciare il difensore Alessandro Celli, che dopo 6 mesi ai margini troverà sistemazione in Serie C. Svante Ingelsson, il centrocampista svedese arrivato a fine agosto, non ha ingranato e farà ritorno all'Udinese, che poi lo girerà altrove. Andrea Cisco, l'esterno che più di tutti ha pagato il cambio di modulo e l'addio al 4-3, tornerà al Sassuolo e poi sarà destinato altrove. Se queste uscite sono certe, valutazioni vanno fatte su altri nomi. Davide Vitturini ha giocato appena 3 partite e una sua partenza è immaginabile vista la concorrenza nel ruolo. L'esperto Ciofani, il giovane Zappa, senza dimenticare che in primavera tornerà anche Balzano. Si attende una opportunità importante dalla Serie C. Incognite per Andrea Di Grazia, anche lui ha pagato il cambio di modulo oltre che un fattore
fastidioso infortunio. È un esterno, ma può adattarsi a giocare anche dentro al campo. Una sua permanenza non è da scartare, a meno che per la sua crescita non si decida sia meglio un impiego costante con un prestito in Serie C. Sembra prossimo ai saluti anche l'esperto Alessandro Bruno, che potrebbe avere interessanti proposte dalla C. Scenario in parte mutato per Cristiano Del Grosso. Un mese fa sembrava impossibile la permanenza del calciatore, ma le presenze da titolare con Trapani e Livorno possono convincerlo a restare anche senza il posto assicurato, vista la concorrenza di Masciangero nel ruolo. Sul fronte attacco, sviluppi per Brunori. Cesena e Avellino sono le ultime due squadre di C che si sono fatte avanti, anche se la gente, interpellato dal sito tuttopescaracalcio.com, frena e rilancia. Per Brunori non c'è mai stato interesse dell'Avellino, ha offerte dalla C, ma non vuole scendere di categoria. Verranno prese in considerazione solo squadre di Serie B. Infine il reparto portieri. Il ritorno di Fiorillo ripristina le consuete gerarchie. Castrati può restare come dodicesimo e nel caso sarebbe messo da parte l'arrivo di Marchetti, il cui approdo innescherebbe un dualismo controproducente con il capitano biancazzurro. Con la C ferma scendiamo in Serie D, primo fine settimana del 2020 con la Serie D che torna per la prima del girone di ritorno. Il Notaresco guida la classifica mentre in basso tre abruzzesi devono fare punti. Lunedì pomeriggio, giorno dell'Epifania, scontro tutto abruzzese ad Ortona tra Chieti e Vastese. Il primo weekend del nuovo anno è anche quello della prima giornata del girone di ritorno in Serie D. Si ricomincia dunque e si ricomincia dal più 9 del Notaresco su quel Matelica, che all'ultima curva del 2019 ha sorpassato l'area canatese, rivale dei rossoblù per tutta l'andata, battendolo a domicilio per 2-1. Il Notaresco riparte dal Molise col Vasto Girardi in attesa che arrivi un altro portiere per dare manforte a Monti. La squadra di Roberto Vagnoni ha chiuso l'anno con la sconfitta nel Pantano di Fiuggi, ma dalla parte opposta la formazione di Farina, a proposito di estremi difensori, potrà contare sui 195 centimetri del lituano Ovidius Siaulis, classe 1999. Assenze pesanti però quelle del tecnico gialloblu, che non avrà il capitano Ruggeri e l'attaccante Chiere Mateng per squalifica e Devizia per infortunio. Notaresco che ha interrotto la serie positiva, ma che aveva fatto fino ad allora praticamente percorso netto. Vasto Girardi, che dopo l'avvio positivo nella parte finale del 2019 ha avuto una flessione fatta di due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque giornate. La sfida tutta abruzzese, quella tra Chieti e Vastese ad Ortona invece, va in scena in posticipo. Lunedì pomeriggio, nel giorno dell'Epifania, una delle gare più sentite a causa della grande rivalità tra le due piazze. Proprio per questo solo 50 tagliandi a disposizione per i sostenitori biancorossi, che di conseguenza salteranno la trasferta per protesta, ma saranno domani mattina alle 10 alla rifinitura all'Aragona per l'ultimo sostegno ad una squadra, quella di Marco Amelia, ad un passo dal colpaccio a Monte Giorgio prima di Natale, ma che nel complesso ha una marcia diversa rispetto all'avvio incerto. Occupa il settimo posto ed è a meno 4 proprio da quel Monte Giorgio che chiude la griglia degli spareggi. Motivazioni di classifica diverse quelle che invece animano il Chieti, che pur senza avere ancora mai avuto a disposizione lo stadio Guido Angelini e con un mercato che l'ha rivoluzionato parecchio, ha agganciato il treno delle squadre a quota 17 che puntano ad uscire presto dalla situazione potenzialmente pericolosa. Nel gruppone c'è anche il Giulianova, che ha steccato gli ultimi tre impegni con Notaresco, Pineto e Tolentino, ma non potrà sbagliare Alfadini contro un Porto Sant'Elpidio che sta anche peggio. Non in classifica perché i punti sono gli stessi, 17, ma la formazione di Mengo non vince addirittura dal 27 ottobre, 1-0 con la Jesina, ed ha appena strappato un punto ad Agnone che lo tiene in linea di galleggiamento. In più i marchigiani saranno privi di Maio squalificato. Assenza pesante per identico motivo per Del Grosso, senza il baby gioiello Barlafante appiedato per un turno. Riparte da Fiuggi l'avventura di Daniele Amaolo alla guida del Pineto, terzo allenatore in pochi mesi per il patron Silvio Brocco, il cui obiettivo è adesso la tranquilla qualificazione alla seconda fase da disputare sperando di arrivare fino in fondo. Situazione strana quella dei biancazzurri, che sembrano a metà torneo nel limbo di una classifica buona ma non tale da poter sognare una clamorosa rimonta. La formazione di incocciati per di più è temibile, specie sul proprio terreno, e il Notaresco ne sa qualcosa. In palese difficoltà l'Avezzano, che ha chiuso l'anno perdendo col Chieti, ma prova a risalire la china con il ritorno di Antonio Meco Monaco sulla panchina e di Gerardo Masini al centro dell'attacco. Il centravanti argentino è arrivato da poche ore in Italia, impossibile pensare ad un suo impiego già domani a Campobasso. Il tecnico dei marsicani sarà privo di Brunetti, ma deve provare a violare il nuovo Romagnoli, perché Jesina e Cattolica, appaiate all'ultimo posto, sono a soli 2 punti di distanza.
E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona giornata.